Buongiorno, allora io Buongiorno. sono Vincenzo Tamarindo, sono funzionario dell'ambasciata, qui mi occupo di ufficio stampa, affari sociali e culturali. Vi ringrazio innanzitutto per essere qui con noi, per aver accettato l'invito, autore e illustratrice di Voci dal Mondo Verde. Allora, la nostra idea era un po' quella di avere, insomma, una chiacchierata con voi, ma soprattutto tra di voi, e di ripercorrere un po' magari la genesi del lavoro, come è nata, come si è evoluta, l'impegno che ciascuno di voi per la rispettiva parte, insomma, ha profuso nel realizzare il libro, perché, come senz'altro la dottoressa Petre dell'Istituto di Cultura avrà scritto, abbiamo aderito a questa iniziativa di EUNIC, che è il Network degli Istituti di Cultura dell'Unione Europea. Qui a Bucarest ci hanno proposto, insomma, di selezionare alcune pagine di un libro di letteratura per ragazzi. Ciascuno dei 6-7 istituti aderenti ha selezionato, insomma, un testo, nel nostro caso ovviamente Voci dal Mondo Verde, e il 23 novembre ci sarà un evento di presentazione di questa iniziativa. Verranno letti gli estratti dei libri che ciascun istituto ha selezionato, nel nostro caso Voci del Mondo Verde, e pensavamo, a complemento di questa iniziativa, di diffondere sui social anche un video, che è quello che registriamo oggi, che racconti un po' appunto come è nato il lavoro e i suoi aspetti essenziali. Questo video poi sarà diffuso sui nostri social, ma anche su quelli di EUNIC, per l'appunto il network degli istituti, e cioè degli istituti di cultura che hanno aderito all'iniziativa, degli altri 6 o 7 che qui a Bucarest partecipano. E niente, siamo molto interessati e insomma desiderosi di ascoltare quello che vorrete raccontarci, quindi mi fermo qui e vi cedo la parola. Grazie mille di nuovo. Allora, penso di dover cominciare io perché il libro è nato, la scrittura del libro è nata nella scuola dove insegno a Bologna. Insegno in una scuola di scrittura che ha fondato a suo tempo Carlo Lucarelli con i suoi amici e si chiama Bottega Finzioni e io sono uno degli insegnanti dell'area ragazzi di Bottega Finzioni. E con i miei, tra virgolette, allievi, sono tutti universitari, gente bravissima, capito? Quindi sono allievi per modo di dire. E con i miei allievi ci siamo messi qualche anno fa a far parlare le piante, perché qualche anno prima avevo fatto parlare gli animali per un altro editore, per Einaudi Ragazzi, e avevamo scritto un libro. Avevo scritto io un libro dove appunto gli animali si parlavano, si spiegavano in prima persona, si descrivevano in prima persona ed era venuta una cosa divertente. E allora sono passato dagli animali alle piante e abbiamo lavorato per un annetto cercando un certo numero di piante, le piante che facevano. L'idea era troviamo piante che sanno fare cose strane e poi ho scoperto che tutte le piante sanno fare cose strane praticamente, e cose incredibili a dire la verità. E poi ne abbiamo messe giù sulla carta 64, dopodiché le ho presentate a Editoriale Scienza. Editoriale Scienza ha trovato interessante l'idea di far parlare in prima persona le piante, però quelle che avevamo trovato noi non andavano tutte bene, quindi hanno rivoluzionato l'indice e mi sono rimesso a scrivere ed è venuto fuori un libro. Comunque abbiamo considerato insieme quale poteva essere l'indice e Federica Friedrich dell'editoriale Scienza mi ha dato una gran mano ed è venuto fuori l'indice come lo vedete adesso nel libro, che è secondo me fatto molto bene e sono venute fuori le piante che avete trovato, che ci trovate adesso. Insomma, è nato da una collaborazione fra la scuola dove ho insegnato, dove insegno tuttora e l'editore, nella fattispecie Federica Friedrich. E
E questo per la parte della scrittura, per la parte del disegno, deve dire qualcosa la mia amica Irene. Sì, esatto, grazie Stefano. Ritornando appunto a Federica, è stata lei che in effetti mi ha contattato un giorno proponendomi questo progetto e perché diciamo, ha voluto proporlo a me, avendo visto alcune mie produzioni, alcuni miei libri che avevano una familiarità spiccata, insomma, per tutto quello che è l'ambito naturale delle piante, del verde, che in effetti poi tutto quello che riguarda ambiente e natura è qualcosa che mi appassiona molto, che mi colpisce, che è poi una delle mie fonti principali di ispirazione. Quindi in realtà ricevere questo progetto per me è stato sì, molto, molto bello. Mi sono subito interessata, ma mi ha appassionato molto proprio anche la modalità un po' diversa e particolare del progetto, il fatto proprio che le piante potessero parlare, potessero raccontarsi. Quindi da lì è nata un po' questa sfida, come fare a poterle a rappresentare, come fare sì a poterle rappresentare tramite un disegno e diciamo in questa veste un po' più informale. Quindi sì, ho accettato molto volentieri, se posso dirlo, anche se mi accorgevo che era qualcosa anche di un po' particolare, diverso da quello che avevo fatto finora, concentrandomi su ambienti e su situazioni, diciamo, più vicine a me e più legate all'ambiente in cui vivo o ho vissuto. In questo caso si trattava proprio di fare un viaggio intorno al mondo, anche perché, come si vede bene alla fine del libro, c'è proprio tutto il mappamondo da dove sono indicati poi tutte le provenienze delle varie specie. In quel momento lì, è vero, poco più di un anno fa, ci trovavamo in una situazione dove non era molto possibile muoversi e spostarsi. Quindi io, diciamo, ho fatto questo viaggio intorno al mondo rimanendo seduta qui alla mia scrivania in casa. E grazie poi appunto a libri, fotografie e al web ho potuto fare poi la mia ricerca. La cosa bella è che appunto da subito insomma ho compreso la natura della collaborazione poi che si era instaurata tra Editoriale Scienza e l'Orto Botanico di Padova che festeggia i suoi 800 anni. E molte o comunque alcune di queste specie di cui parliamo nel libro si trovano fisicamente nell'orto botanico. Io ho avuto la fortuna di visitarlo comunque già alcune volte in precedenza e mi sono poi state inviate alcune fotografie e del materiale proprio da parte loro. Quindi diciamo ho raccolto tutto quello che potevo, come materiale visuale, visivo, appunto come dicevo, libri, in casa ne ho trovati, diciamo, parecchi, anche perché mio fratello ha questa passione, forte per la natura, le piante, e diciamo, quella poi è stata anche la sua strada lavorativa, e quindi ho trovato parecchio materiale anche, fisico in casa, e poi tutto il resto, è stato fotografie e ricerca sul web, ma poi anche in realtà ho trovato ispirazione guardando articoli di giornale o trovando insomma cose che fossero legate poi a quello che stavo cercando anche altrove. Insomma, poi magari vi faremo qualche esempio più concreto e vi raccontiamo un po' più nello specifico. Quindi diciamo che sì, questa prima parte di ricerca si è svolta in questo modo, poi ho iniziato a fare i primi schizzi, a fare le prime bozze a matita
e confrontandomi sempre con l'editore, abbiamo comunque impostato, diciamo, tutto l'andamento e abbozzato quindi tutta la struttura del libro. Ok, il dottor Bordiglioni scrive, credo che in un'altra vita sarebbe nato Quercia. Lei, Irene, condivide questa prospettiva? Qual è la sua pianta prediletta per un'eventuale reincarnazione? Sì, devo dire che potrebbe essere la stessa pianta, la quercia, proprio perché in effetti quando sono nata i miei genitori nel giardino hanno piantato una piccola quercia, così per me è lo stesso anche per i miei due fratelli. Quindi sì, potrei dire che la quercia è un albero importante anche per quello che mi riguarda. Io sono sempre stato convinto di essere in un'altra vita un albero, sempre da fin da piccolo, ho una certa passione per gli alberi, però piano piano col tempo mi è successo di considerarli cose e non persone e non esseri viventi. E poi insomma è tornato fuori questo interesse per gli alberi quando ho letto un libro di Stefano Mancuso, un professore dell'Università di Firenze che insegna neurobiologia vegetale. Il libro era interessantissimo e ho riscoperto gli individui che sono le piante, capito? Gli esseri viventi e straordinariamente resilienti, no? Sanno fare cose incredibili. E allora in questo libro mi sono, diciamo, impegnato ancora più volentieri perché ho imparato tantissimo, su come le piante si sanno, difendere, dal clima che cambia, si sanno difendere, dagli animali, no, veramente gli animali li cercano perché gli servono, no? Li manipolano gli animali, le piante, si fanno trasportare i semi, il polline, insomma, le ho cominciate a vedere in modo diverso ed è stato un piacere scrivere questo libro, effettivamente. Sì, devo dire che anch'io ho imparato un sacco di cose e mi sono divertita molto anche per questo, proprio perché ogni volta scoprivo qualcosa di nuovo e diciamo che anche io per indole mi piace essere curiosa, mi piace scoprire, ecco, cose nuove, in questo caso dovendo abbinare la ricerca, come dicevo prima, proprio al lavoro, quindi poi alla parte creativa e di disegno, ecco che tutto acquista poi un fascino anche diverso. E quindi sì, questa sicuramente è una cosa importante anche per approcciare questo tipo di progetto. È un tipo di lavoro che giustamente facendo parte della divulgazione, quindi della letteratura per ragazzi di divulgazione, deve mantenere come aspetto importante comunque quello divulgativo, e cioè che cosa poi che quello che scriviamo, che quello che disegniamo possa essere quindi reale, attenersi il più possibile alla realtà, Certo. non è quindi concesso inventarsi nulla. Ecco, questa è stata una parte comunque interessante, e quello che ho cercato di fare con il mio segno, che comunque non è prettamente realistico e così tanto, diciamo, scientifico nel senso appunto di quelle tavole che si possono vedere scientifiche, quindi molto precise, molto schematiche anche. Quindi io, differenziandomi un pochino da questo lato, da questo aspetto, da questo lato creativo, ho cercato però comunque di adattare il mio segno, il mio disegno a quello che stavo disegnando, di modo che potesse essere più fedele possibile. E io da ex insegnante ho cercato di adattare
il linguaggio, di renderlo fruibile e gradevole per dei bambini. Il fatto che le piante parlino in prima persona vuol dire che abbiamo dato una personalità a queste piante, no? E qualcuna si vanta, qualcuna si lamenta. Insomma, è stato il mio contributo principale, cioè un linguaggio semplice, però diretto. Vi leggerei una pagina, tanto per capirci meglio. Molto volentieri. Il pioppo tremulo americano, che è un bosco intero. Sono 45.000 alberi nati tutti da un'unica pianta 80.000 anni fa. Adesso io sapevo che c'erano piante antiche, ma 80.000 anni mi sembrano veramente tanti. I pioppi si riproducono per polloni, no? E quindi da quell'unica pianta nata lì 80.000 anni fa si sono riprodotti dei cloni, 45.000 cloni. Ci sono, non so, 40 ettari di bosco che sono un'unica pianta. Il pando parla così. Mi chiamo Pando e sono un gigante, il più pesante essere vivente al mondo. Quando parlo di me non so mai che pronomi usare. Io, me, noi, tutti. Questo perché non sono un solo albero, ma circa 45.000. Tuttavia sono una sola pianta nata, anno più, anno meno, circa 80.000 anni fa. Insomma, sono un bosco che copre una bella fetta di montagna, però sono nato da un'unica pianta di pioppo e, grazie alle mie radici, sono ancora quella straordinaria antica pianta di pioppo. È solo che mi sono allargato. Il mio nome vuol dire proprio questo. Mi allargo in continuazione, mi espando. Le mie radici hanno cominciato a farlo quando gli uomini erano ancora esseri primitivi che per sopravvivere cacciavano usando strumenti di pietra. Il primo pioppo tremulo che allora spinse tutto intorno le sue radici sono io. Certo, quel mio antico tronco non esiste più da moltissimo tempo, ma le mie radici ne produssero altri e altri ancora. E anche quelli ero io. E tutti i 45.000 alberi di questo bosco sono io, Pando. Insomma, anche se non è così facile da capire, noi pioppi tremuli di questo grande bosco non siamo fratelli e non siamo neanche noi. Sono solo e sempre io, Pando, il gigante che si allarga. Mi chiamano gigante tremante, ma state certi che non tremo di paura. A tremare sono solo le foglie dei miei tantissimi rami. E poi ci sono dei box nella stessa pagina del Pando. Giro. Nella speranza che possiate vedere, ci sono dei box con dei report e qui sono notizie date in modo più scientifico. I pioppi tremuli tendono a riprodursi anziché tramite seme, riproduzione sessuata, generando nuovi polloni. La pianta estende orizzontalmente al di sotto del terreno il suo sistema di radici e sviluppa dei polloni che crescono in verticale, dando origine a un nuovo fusto. I nuovi alberi sono dei cloni della pianta madre, organismi geneticamente identici che condividono un sistema comune di radici. E poi ce n'è un altro che dice che il Pando è un bosco che sta in Nord America, copre 40 ettari, pesa circa 6.500 tonnellate nel suo insieme. E poi il nome deriva dal movimento delle foglie che tremano al vento. Insomma, sono le stesse cose, però dette stavolta in maniera scientifica. E così sono costruite tutte le pagine di queste 30 piante. Alcune estremamente strane, come Pando o come la Weltwischia, questa qui. La Weltwischia è una pianta straordinaria che era nata qualche centinaio di migliaia di anni fa in una foresta tropicale, poi la foresta tropicale si è trasformata in un deserto, ma lei, la Weltwischia, ha deciso che lei trovava comunque il modo per sopravvivere e infatti ha perso l'altezza, era un albero molto alto, è diventato una specie di arbusto. E le foglie che ne aveva tante sono rimaste due foglie soltanto, che però si allungano di 20 centimetri all'anno e si estendono, e quando toccano il terreno che è rovente, muoiono. Quel pezzettino che tocca il terreno muore, però la pianta nel suo insieme continua a vivere. È una pianta
quasi commovente nella sua resistenza a voler sopravvivere al clima terribile del deserto. E poi ce ne sono tante altre, ma tutte quante fanno cose straordinarie, straordinariamente strane. Senta, ma non crede che il suo lavoro possa contribuire ad accrescere anche un po' la sensibilità nei lettori? Io lo spero, Necessità io lo di spero tutelare appunto, perché. ecco, gli ecosistemi. E in questo caso non sarebbe opportuno farlo leggere anche agli adulti, non solo ai ragazzi, visto che i ragazzi sono i più sensibili in realtà a questi. Assolutamente sì. Io, ad esempio, non so, ci sono dei posti dove c'è gente che dà fuoco ai boschi e cose del genere. Ecco, quelli sono delitti terrificanti. Non capisco come riescono a fare cose del genere. Adesso con questa nuova sensibilità, per via del cambiamento climatico e di tutto il resto, magari si diffonderà un po' di più questo senso, della necessità che abbiamo noi delle piante piuttosto che le piante di noi e degli alberi. Sempre questo scienziato che insegna a Firenze, Mancuso, dice che secondo lui bisogna piantare 1.000 miliardi di alberi per risollevare un po' la situazione. Io penso che sia assolutamente vero. E so che c'è gente in giro per il mondo che ha cominciato a farlo. E un ragazzo in Germania, non ricordo più il suo nome, che ne ha piantati non so quanti milioni, lui da solo, diciamo, intervenendo, come fa un po' come si chiama la Greta, intervenendo presso l'amministrazione comunale, insomma, ha fatto in modo che si mettessero in moto delle dinamiche per cui sono stati piantati in diversi posti in Germania tipo 30 milioni di piante. Lui da solo è riuscito a fare questo. Poi so che da qualche parte in Africa, in Nigeria, c'è un'altra persona. Insomma, ci sono cose che si sono messe in moto, però per arrivare a 1.000 miliardi di piante si devono mettere in moto i governi, penso, perché sono veramente un numero straordinario. Però abbiamo la speranza che un giorno si possa tornare a vivere in mezzo alle piante, insieme alle piante, non contro le piante, perché il fatto di tagliare o di bruciare è veramente un delitto che noi uomini compiamo in minima parte per bisogno e spesso per stupidità, e basta. Ok, magari vogliamo dedicare qualche battuta finale alla vostra collaborazione con Bologna Children's Book Fair, visto che noi siamo arrivati a Voci dal Mondo Verde dalla esposizione che abbiamo avuto qui a Bucarest in Parco Nicolae Iorga, dove sono state esposte, insomma, alcune illustrazioni, tratte anche da Voci dal Mondo Verde. Ma la mostra parte da lì, da Bologna. Voi che tipo di esperienza avete avuto Ecco, è meglio che ne con... parli Irene di questo, perché lei aveva i suoi disegni alla mostra. Sì, esatto. Ho avuto diciamo, il grandissimo onore e anche la sorpresa di essere selezionata con il mio lavoro per questa mostra. Si tratta appunto della mostra delle eccellenze italiane tra i giovani illustratori per ragazzi appunto italiani. E quindi, diciamo, ho preso parte a una selezione tra 20, appunto, sono stata una tra i 20 ragazzi un po' da tutta Italia, appunto giovani, ho 32 anni e diciamo sì, è il limite, gli altri ragazzi sono nella mia età o sono un pochino più giovani e diciamo ci stiamo facendo un po' conoscere nel panorama editoriale italiano in questi ultimi anni, quindi di recente la mia prima pubblicazione è del 2018 e con questo insomma sono stata veramente sì, stupita e contenta di poter fare parte di questo piccolo gruppo. Sono state, diciamo, abbiamo selezionato insieme all'Accademia Drosselmeier, Giannino Stoppani e appunto alla Bologna Children's Book Fair
queste quattro illustrazioni, due tratte appunto dalla mia prima pubblicazione Nel mio giardino il mondo e due tratte invece da questa pubblicazione Voci nel mondo dal mondo verde per la mostra che sta sì, effettivamente girando con grande gioia un po' in tutto il mondo. Devo dire che sempre grazie a questa mostra ho avuto la possibilità la settimana scorsa di andare ad Amsterdam, dove anche lì è al momento esposta, diciamo in versione ridotta, e dove ho tenuto un laboratorio per bambini appunto sui miei libri. Ed ecco che arrivare poi qui a parlare con voi è un altro piccolo passo e sicuramente una grandissima soddisfazione per me. Fantastico, grazie. Dottor Bordiglioni, una battuta finale, un saluto a chi Ah, guarderà questo io video. vi saluto, diciamo, da questo spazio strano dove non vi vedo, ma vi sento. Vi saluto molto volentieri, vi ringrazio per questo invito. Fa sempre piacere parlare insomma, di un libro che si fa valere come Voci dal Mondo Verde, capito? Sono scritti tanti di libri, ma questo è un po' particolare, diciamo. Si fa leggere, si fa ascoltare a modo suo. Io vi ringrazio e spero di risentirci magari quando parlerò di funghi oppure parlerò di altro. Volentieri. Grazie mille a entrambi e buon proseguimento. Vi aspettiamo a Bucarest quando vorrete. Grazie, Grazie. arrivederci. Arrivederci. Grazie.